Milosevic che è in posta e va a servire per Elander sulla tre quarti, non filtra il pallone di Elander, attenzione perché Berardi lancia Belotti che entra in area di rigore, Belotti la scivolata e questo è rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, lo avevamo visto subito, agganciato Berardi da Milosevic, anche il rosso e c'è anche il rosso e quindi si mette davvero tutto bene per i nostri, perché al 27esimo c'è l'opportunità di passare in vantaggio su calcio di rigore e c'è anche l'espulsione da parte del difensore Milosevic, partirà con il sinistro Berardi contro Gargari nel tiro di Berardi, spiazzato gol, il vantaggio dell'Italia Under 21, calcio di rigore messo a segno al 28esimo minuto da Domenico Berardi, rigore netto concesso per un atterramento di Milosevic su Belotti con espulsione di Milosevic e dunque Svezia in 10, Italia in vantaggio, non c'è assolutamente discussione sull'episodio, l'episodio è stato visto benissimo dall'arbitro, calcio d'angolo che viene battuto sempre dalla bandiera di sinistra, sempre da Kalili, molto alto, va a vuoto un giocatore italiano, attenzione, palla al centro e c'è il gol, il pareggio della Svezia, il pareggio della Svezia proprio con Guidetti, il giocatore di origine italiana, c'è stato un tiro teso da parte di Oscar Levischi, sicuramente il migliore della Svezia, grappolo in area di rigore, ci ha messo il piatto Guidetti che finora era stato molto molto contenuto e insomma lui, nonno italiano, il nome chiaramente nonno paterno, visto che si chiama Guidetti, la dice tutta, John Guidetti, giocatore del Manchester City, su azione d'angolo e con la Svezia in 10 uomini ha portato la Svezia, che finora ci aveva impensierito pochissimo, al risultato di parità, praticamente prima conclusione della Svezia, primo gol, lo stop di Cataldi, ancora per Zappacosta, Zappacosta prova ad andare via, non riesce a far filtrare il pallone, c'è il recupero, si combatte ancora a centrocampo, palla che viene rimballata sui piedi di un giocatore italiano e attenzione perché Sturaro va a commettere un fallo sotto gli occhi dell'arbitro, va a spingere il giocatore svedese Ischia, che vediamo se torniamo in parità numerica, l'arbitro ha un cartellino giallo in mano, vediamo se si tratta di giallo o di rosso, va a parlare con i suoi collaboratori, vediamo che cosa decide l'arbitro, è rosso purtroppo è rosso, Sturaro esce. Aveva giocato malissimo Sturaro, dobbiamo dirlo, lo juventino che ha fatto la semifinale di Champions League con la Real Madrid, ha perso dei palloni preziosi nel primo tempo, non ha fatto il lavoro che gli chiedeva Di Biagio, adesso ha fatto una sciocchezza che a questa età può capitare sul giocatore svedese che andava a contrastarlo, si trattava di Kalili, in pratica c'è stata una pallonata da parte del numero 14 Ishak, che è andato a guadagnarsi una rimessa con le mani, insomma davvero stupido Sturaro, dobbiamo dirlo, perché intervenuto con uno spintone sotto gli occhi del guardaline Kostaras quando Ishak non aveva fatto niente di male, aveva scaraventato il pallone su lui a terra guadagnandosi una rimessa con le mani, forse poteva tirarlo più piano, però in questi casi c'era la concitazione di essere tutti lì vicino al pallone, insomma Sturaro ci lascia in 10 uomini e quindi non sfruttiamo neanche la superiorità numerica a questo punto, 10 contro 10, qualcuno diceva che 10 contro 10 si giocano delle grandissime partite e adesso staremo a vedere perché mancano 10 minuti al 90esimo, l'Italia dimostra di avere qualcosa di più di questa Svezia, chissà che adesso magari non ci sia una reazione dopo questa espulsione di Sturaro, che tra l'altro peserà in quanto il centrocampista della Juventus non ci sarà ovviamente per squalifica nella partita di domenica contro il Portogallo. Nonostante la ritrovata parità numerica non mi sembra che la Svezia si stia riversando in avanti per cercare il colpaccio, anzi è l'Italia che pur non brillando sta cercando di fare la partita, ma attenzione c'è un attocco per la Svezia, l'azione, c'è il fallo di Bardi, calcio di rigore, calcio di rigore per la Svezia, fallaccio di Bardi ed espulsione di Bardi, no, giallo perché evidentemente il giocatore andava verso l'esterno, abbiamo visto l'arbitro estrarre il cartellino, abbiamo pensato se tanto mi dà tanto, fallo da ultimo uomo, alla fine l'arbitro ha preferito non espellere Bardi che in pratica ha sì commesso fallo da ultimo uomo sul giocatore svedese Ishak, davvero il giocatore ex del Crotone che ha spezzato la partita, è intervenuto però andava verso l'esterno, quindi non ha visto la chiara occasione da gol, ma sicuramente il rigore, e adesso al 40esimo, assurdo, dopo essere stati in superiorità numerica rischiamo addirittura di andare sotto dopo essere tornati in parità numerica per la sciocchezza, dobbiamo dirlo così, da parte di Sturaro. Vediamo che sul pallone c'è la punta Kiese Tellin, ci è sembrato grande fisico, non grandissima tecnica, vediamo come sarà al momento della battuta del rigore, Kiese Tellin contro Bardi, cercheremo di capire se Bardi riuscirà a riscattare il fallo
il giocatore lo aveva girato, Ishak, davvero grande mossa da parte del tecnico della Svezia Eriksson di far entrare Ishak. Vediamo che i tifosi della Svezia sono tutti lì con le braccia in alto, pronti per vedere questo tentativo di trasformazione proprio sotto la loro curva. Vediamo che è tutto pronto, anche se l'arbitro greco è impegnato a tenere distanti i giocatori italiani pronti a entrare in campo. Parte Chisetelli nel tiro alla rete, spiazzato Bardi, e al 40° minuto la Svezia ribalta clamorosamente la situazione. Non abbiamo corso assolutamente rischi fino al 10° minuto della ripresa, quando John Guidetti è riuscito a mettere il pallone in rete in mischia. Poi Sturaro ha combinato la sciocchezza, davvero, che rovina la sua splendida annata, facendosi espellere per uno stupido fallo, una spinta ai danni di Ishak. Lo stesso Ishak che, oltre a procurare l'espulsione, è andato a guadagnarsi il calcio di rigore e anche l'ammonizione di Bardi. Noi abbiamo detto, senza guardare il cartellino, espulsione, perché abbiamo visto l'arbitro dirigersi sul dischetto e col cartellino in mano, insomma, come era successo per Milosevic. Lì ha fatto benissimo l'arbitro greco, che dobbiamo dire ha diretto bene Sidiropoulos a espellere il giocatore Milosevic. Qui invece ha applicato il regolamento, in quanto il giocatore Ishak andava verso l'esterno. Sul rigore Chiesetelli, ne abbiamo detto, non ci sembra molto tecnico, il rigore è stato battuto perfetto alla Berardi, con il portiere da una parte a sinistra, il pallone dall'altra. Si abbracciano i giocatori svedesi, per loro l'europeo comincia benissimo, per noi comincia nel peggiore dei modi. La Svezia in rimonta ci ha battuto, l'Italia si era portata in vantaggio su calcio di rigore al 28° con Domenico Berardi, rigore che aveva provocato l'espulsione di Milosevic, condizione ideale per i nostri, ma al 10° della ripresa, pur in superiorità numerica, c'è stato il pareggio da parte di Guidetti. Poi la Svezia sembrava accontentarsi, ma a 10 minuti dal termine Sturaro ha commesso un fallo ingenuo, una spinta, gioco fermo ai danni del giocatore Ishak, subentrato da poco, ex Crotone. Ishak ha guadagnato dunque l'espulsione di Sturaro e poi un calcio di rigore, fallo di Bardi su di lui, rigore trasformato da Chiesetellin. Svezia 3 punti, Italia 0. Questa sera Germania-Portogallo, prossimo impegno per i nostri sarà Aureschi Radiste domenica prossima alle 20:45 contro il Portogallo. Bisogna solo vincere, l'europeo non si è messo affatto bene.